Ma voi quando avete cominciato già c'era la sega a nastro, già c'era la piana elettrica, già c'era il trapano elettrico, già No, c'era tutte io ho queste cose. cominciato nel 50, dunque. Quando ero ragazzino io, lì su quel fondo del comune, davanti dove c'è la scuola dell'inglese adesso, ci stava una bottega Sarebbe falegname. sotto l'archivio storico. Ci stava la bottega falegname, che era Peppicelli, e lì c'avevano la pialla elettrica, la sega a nastro. La sega a nastro però era fatta di legno, fatta con legno incastrato, il traverso sopra e quello sotto incastrato. Poi ci stavano dei pezzi che la tenevano bene in quadra e poi fissata sul muro perché sennò. Si muoveva oppure non stava ferma, Certo, certo. ma c'aveva i volani di legno, così grossi, da 70, 60, non so, insomma, di legno, si faceva con legno la tavola per un verso e una per il traverso, capite? Perché inchiodato insieme rimaneva fermo, poi tagliato e non si muoveva, insomma. Oggi un po' si muoveva lo stesso perché infatti i nastri si strappavano molto spesso. In quel modo, anche la pialla per esempio, la facevano di legno, anche questo falegname ce l'aveva di legno prima. La piana sarà stata come la foggia di fabbrica, a mano si girava? Come la giravano? Con i pedali? No, Com'erano? elettrica però, la pialla era si faceva l'intelaiatura, un banco, Ah, di legno e ce tutto l'affilavi sì, dentro? che poi ci incastravi l'albero, compravi l'albero, coi coltelli, quello che gira, e ce lo incastrava e se piazzava in quel modo, capito? Ma era una vita precisa, giusto Sì, per lei la dorsale, per dire che insomma. c'era la pianta, ma insomma non è che ci veniva in gran lavoro. Quando ci siamo conosciuti, ci hai raccontato tu e il tuo, Sacco, diciamo, mio collega, sì. esatto, il tuo collega, che insomma da ste parti chiaramente si facevano anche le scale di Legno, certo, legno, no? queste servivano per fare i buchi per i bighi. Ecco, ce l'ha C'erano. raccontata, come si faceva la scala di legno? Perché dice, lui ci hanno raccontato tutta Allora, questa storia del la scala legno. del legno, prendevano l'albero di castagno così grosso più o meno. Poi si sgusciava con questo, Sì, giusto? Sì, questo. sono sicuro perché la Milano l'ho visto parecchie volte, però i Con capanni. questo. Vittorio, prendevano, vuol dire che andavano proprio al bosco, qui c'è la Sì. castagneta. Prendevano un palo di castagno, lo tagliavano a lunghezza, poi pulivano tutto attorno, poi veniva tagliato con la sega in mezzo. No, prima di tagliarlo ci si facevano tutti i buchi, no, ci si facevano più, non fatte mai. Ci facevano i buchi con queste, perché un buco doveva ridire con quell'altro, no? Anche se tra tutti uno era 33, uno 33 e mezzo, diceva poco, però l'importante è che ridiceva il buco con quell'altro buco, capito? E facevano tutti i buchi così prima, poi veniva tagliata la scala, veniva ripulita col pialetto all'interno, tolti gli angoli, tutto quanto, insomma, e poi facevano le stecche. I pighi si chiamano noi. E quelli avevano un affare che stavano seduti. C'era una leva, una specie al filarello, fa conto, pensa al filarello, attraverso lì. Questa leva mettevano il legno per fare i pighi, fissato su quell'aggeggio lì. Poi col piede pigiavano sta leva, teneva il legno e con queste qui aguzzavano C'è un sale di i pali, i capite? Così, capite? E poi, una volta fatti tutti questi, veniva inserita tutta insieme, montata, insomma, e così facevano la scala, capite? E si faceva solo di castagno o si Sì, faceva quella di castagno, se anche di poteva. pioppo, di No, ciliegio, no, di pioppo di. no, perché è legno troppo dolce. Di ciliegio non. Non Costava lavoravano, no, troppo. perché ci vuole quella fibra dritta, perché il castagno c'ha la fibra dritta,
E allora regge anche, capito? Se no si scoccia, come se forse si rompe subito.